Ed eccoci insieme nell'approfondimento giornalistico settimanale dedicato ai lavori del Consiglio regionale della Toscana, il nostro Dentro il Consiglio. E parliamo di tutta una settimana di grandi eventi che si sono tenuti nel Palazzo del Pegaso e non solo, anche al Teatro della Compagnia, perché partiamo da qui. Questo è il primo argomento. La giornata dell'Europa e i giovani toscani che si trovano a colloquio con Josep Borrell. Il gonfalo d'argento a Samuele Cannas è il ragazzo plurilaureato che vuole sconfiggere i tumori rari. E poi in Consiglio regionale è stato presentato un libro che è una riflessione sulla buona politica, scritto anche da Vannino Chiti. Oltre 300 ragazzi provenienti da tutta la Toscana si sono confrontati venerdì 6 maggio con Josep Borrell, alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione Europea. È stato un confronto a tutto campo in cui gli studenti hanno rivolto domande sul funzionamento delle istituzioni europee, su quello che è il monitoraggio dei bilanci, sugli obiettivi, ma anche sulle strategie adottate dall'Europa nella guerra russa su Ucraina e sulle possibilità da parte dei paesi europei di affrancarsi dalle dipendenze delle fonti energetiche russe. Il ministro degli esteri dell'Europa, così tutti possono capire qual è il suo ruolo, Borrell, è davvero un amico di Firenze e della Toscana. Ricordiamo che è stato per 3 anni, una decina d'anni fa, proprio qua come direttore dell'Università Europea. E il ruolo che a poco poi ha raggiunto quando ha svolto le sue funzioni in Spagna lo ha portato a essere designato dal governo spagnolo nella Commissione, e nella Commissione Europea svolge questo ruolo così centrale, fondamentale, come oggi quello degli affari esteri, e voi capite nella vicenda ucraina cosa significa la sua voce. Abbiamo parlato a lungo e ci siamo resi conto della determinazione che vi è nella Commissione Europea e quindi nei vertici dell'Europa a stare accanto al popolo ucraino, vivere la solidarietà, creare le condizioni perché tutti e 27 paesi dell'Unione Europea possano sostenere la politica delle sanzioni e la politica di aiuto a un popolo che in questo momento è un po' lo scudo dell'Europa, perché di fronte a chi persegue disegni assurdi della grande Russia, parlo di Putin, è necessario essere vicini al popolo ucraino, perché l'identità di questo popolo, di questa nazione sovrana da cui da secoli si guarda come il riferimento dell'Europa centrale, è indubbio che significa affermazione della sovranità, affermazione di una autodeterminazione dei cittadini ucraini a scegliersi il proprio governo. Oggi più che rappresentativamente espresso dal Presidente Zelensky, e a difendere quelle condizioni di libertà e di democrazia che, se lasciamo andare in Ucraina, poi diventano per forza di cose messe in discussione in tutti i paesi europei. L'Europa è la nostra comunità di destino, il nostro sogno, il nostro futuro, e oggi, in questi giorni, Firenze e la Toscana sono capitali dell'Europa. L'Europa è però quella che vivono i nostri giovani, un'Europa che tende a costruire ponti e non ad alzare muri. L'Europa è il luogo in cui costruire accoglienza, solidarietà. Senza l'Europa non sarà possibile risolvere questo conflitto. Dobbiamo essere in prima linea per dire che terminano le atrocità che i russi stanno portando verso il popolo ucraino. Noi continueremo ad accogliere, continueremo a fare la nostra parte. Vorrei un'Europa che non si volti dall'altra parte, e vorrei che i giovani fossero protagonisti. Dopo tanto tempo in cui l'Europa è stata il luogo dell'austerità, oggi finalmente è il luogo in cui si può cercare di guardare con speranza e ottimismo al futuro uscendo da questa terribile pandemia. E a noi il compito di utilizzare bene le risorse del Next Generation EU, ai ragazzi quello di saper vivere in un luogo in cui non ci sono più barriere, in un luogo in cui ognuno di loro può prendere dai fratelli degli altri stati europei. È una sfida non semplice, siamo qui oggi a parlarne insieme ad una delle personalità più importanti della Commissione europea, che con grande disponibilità ha deciso di mettersi a disposizione delle studentesse e degli studenti. Il futuro passa dai giovani, perché hanno più futuro i vecchi. Sì, veramente. Guarda, le giovani non
non pensano alla guerra, perché la guerra non è stata mai nel suo immaginario, no? E sembra che la pace è lo stato naturale delle cose, ma non è vero. L'Europa ha fatto la pace, è un grandissimo successo, ma non si valorizza, perché sembra naturale. Allora, qual d'altro, che cosa di più può fare l'Europa? E penso che l'Europa deve fare una cosa molto semplice e molto difficile, è sopravvivere nel mondo globale, perché siamo solamente il 5% della popolazione mondiale, perché hanno d'altri poteri molto più grandi che noi, dal punto di vista demografico, una crescita economica molto più forte, e se noi vogliamo sopravvivere nel mondo dobbiamo unirsi di più, perché siamo troppo piccoli. Questo penso che è il messaggio importante per la giovinezza. Questa giornata dedicata all'Europa per noi è importante anche perché cerca di raggiungere un doppio obiettivo che come Commissione per le politiche europee del Consiglio regionale della Toscana ci siamo dati, ovvero ridurre le distanze tra le istituzioni centrali e i nostri territori e poi dare protagonismo alle giovani generazioni. Credo che grazie alla straordinaria disponibilità dell'alto rappresentante Borrell di interloquire, dialogare, rispondere alle domande delle ragazze e dei ragazzi, credo che insomma, si scriva una pagina, noi ci auguriamo bella, che non è un punto di arrivo ma è l'avvio di un percorso che noi insieme al Consiglio regionale, e ringrazio il Presidente Mazzeo, insieme al Presidente della Giunta Gianni, che voglio citare come sempre attento a tutte le nostre proposte, noi come Commissione delle Politiche Europee, con un dibattito a più voci che è il nostro bene più prezioso, cercheremo di proseguire su questa linea. La Commissione ha lavorato tanto in questi due anni, ci siamo dati un'identità, abbiamo fatto un grande percorso insieme. Però questa festa dell'Europa deve secondo me rappresentare in questo momento un punto di partenza, non una celebrazione, ma cercare attraverso l'ospite che è oggi qui ad ascoltarci, ma soprattutto a rispondere alle domande dei nostri ragazzi, possa darci quello che sarà l'indirizzo e il futuro dell'Europa. La sua storia ha fatto il giro del web. Samuele Cannas, plurilaureato alla Scuola Superiore Sant'Anna e all'Università di Pisa, sogna di sconfiggere i tumori incurabili. La convinzione che ha sorretto il suo percorso di studi invidiabile. Il plurilaureato Cannas è pronto adesso a affrontare le nuove sfide del mondo del lavoro, però prima di partire per l'America, il Consiglio regionale della Toscana gli ha conferito il gonfalone d'argento, che è la più alta onorificenza. La storia di Samuele Cannas è una storia straordinaria, la storia di un ragazzo che oggi, partendo dalla sua casa, arriva ad essere uno dei protagonisti del mondo che cambia, di come si può migliorare la vita delle persone, andare a curare quelli che sembrano mali ad oggi incurabili. Noi ci affidiamo, ci mettiamo nelle sue mani. Con me oggi Samuele ha preso un impegno. Io questo impegno ce l'ho scritto sul libricino con cui raccolgo tutte le dediche alla fine degli incontri privati, e l'impegno è quello di tornare al nostro paese, di tornare in Toscana, perché dopo una grande esperienza come quella che farà è importante sempre più che si porti quell'esperienza nei nostri territori. La Toscana è sempre stata terra di cultura, di bellezza, ma è stata anche terra di ingegneri, terra di innovatori, terra di grandi luminari della medicina. Noi abbiamo bisogno di fare in modo che la Toscana lo sia anche in futuro. Il nostro obiettivo è fare in modo che chi viene nella nostra terra si forma e poi ha la capacità di andare all'estero a prendere dell'altro, lo riporti sul nostro territorio. Conferire il gonfalone d'argento oggi qui, voluto a tutto l'ufficio di presidenza insieme al vicepresidente Scaramelli, al vicepresidente Casucci, e anche mandare un messaggio di speranza, un messaggio di positività alle ragazze e ragazzi.
è quello di provare ad andare sempre un po' oltre i propri limiti. In questo caso i limiti sono veramente alti, ma il senso è quello, ci si può fare anche nelle sfide più difficili, anche quando si casca ci si può e ci si deve rialzare. E anche chi fatica di più nell'università può avere come esempio l'esempio di Samuele, che è un esempio positivo a cui dobbiamo tendere anche noi nel nostro impegno in politica. Allora a Samuele chiedo un ultimo impegno. Noi stiamo lavorando per costruire, e lanceremo nei prossimi giorni il Comitato Scientifico di Toscana 2050. Chiedo a Samuele di darci una mano dal suo osservatorio, dal suo punto di vista, dagli Stati Uniti, come cambia le tecniche di cura epatiche in questo caso, come cambia la sua, come legge quel mondo e come saremo nel 2050 per quelle tecniche. Io mi auguro che nel 2050 quella tipologia di tumore, che oggi è un tumore quasi sempre letale, possa aver trovato delle cure, che permetteranno a tante donne e tanti uomini di salvare la propria vita. Io ho avuto la grandissima fortuna di entrare all'Università di Pisa, alla Scuola Sant'Anna di Pisa, che ringrazio sempre perché mi hanno fatto trovare un ambiente straordinario nel quale formarmi. E diciamo, il mio obiettivo di carriera è sempre stato l'approccio alle patologie tumorali dell'addome, quindi nello specifico pancreas, fegato e vie biliari. E dopo il mio primo anno di medicina rimasi, diciamo, mi resi conto che non avevo le competenze per poter rispondere bene, efficacemente, in profondità a quelle problematiche. Quindi così per gioco decisi di, molto bene, cosa non so fare? Non so programmare. Bene, non capisco la parte molecolare di queste patologie. Cosa faccio? Bene, provo a dare gli esami che danno gli ingegneri, i biotecnologi molecolari, per comprendere appieno queste conoscenze e usarle a mio favore per trattare quell'ambito che mi interessava. E quindi, come in un circolo virtuoso, dico io, un esame tira l'altro e sono arrivato alla fine dei 6 anni con tutti gli esami dati e pronto appunto a conseguire i titoli di laurea. Ma diciamo, non sono partito all'inizio con devo prendere SLAVE, no, è stato un percorso in divenire. Cioè, mi sono chiesto cosa mi serve per poter comprendere queste problematiche, e la risposta è stata bene, questo tipo di percorso multidisciplinare. Con la guerra in Ucraina nel cuore dell'Europa e a poche centinaia di chilometri dall'Italia, valori come fratellanza, verità, giustizia devono essere una bussola per orientare le scelte. E questo, di questo ne è convinto anzi il Presidente del Consiglio regionale, che in sala Gonfalone nel Palazzo del Pegaso ha presentato il volume curato da Lucio Romano e Vannino Chiti insieme a Paolo Corsini, Un mondo aperto per una buona politica, sulla lettera enciclica Fratelli Tutti. È un libro che ha il pregio, a detta del Presidente, di aiutarci a leggere tutte le parole chiave dell'enciclica nell'ottica di chi in politica si impegna per dare risposte coerenti e sempre alla ricerca del bene comune. Ma è un libro davvero molto attuale, è stato scritto un po' di mesi fa, dopo ad un anno di distanza da un'enciclica che davvero è un punto di riferimento per tanti, anche per i non credenti. E credo che essere qui oggi insieme a Sua Eminenza il Cardinal Betori, essere insieme all'imam di Firenze e agli autori è qualcosa di importante, perché attraverso quel messaggio, che è un messaggio forte, che interroga la politica, la interroga fino in fondo, no? Nel capire come si fa ad essere fratelli tutti in un tempo in cui la guerra crea distanze, crea disuguaglianze, nel momento in cui si vedono donne e bambini scappare dalla propria terra e tanti voltano la faccia dall'altra parte. Noi abbiamo avuto in queste settimane la capacità di accogliere, ma non basta, bisogna avere la capacità di includere, bisogna chiedere che questa drammatica guerra termini il più rapidamente possibile, perché il cuore di ogni uomo e di ogni donna è lacerato da quello che sta accadendo nel cuore dell'Europa. E il messaggio che arriva è un messaggio così potente e attuale che mi sono sentito subito di accogliere la presentazione di questo libro e di avere un momento di confronto che tocca le nostre coscienze e che ci porta però anche un po' di speranza e di ottimismo verso un futuro che ad oggi sembra cupo. Ma l'enciclica va a quelli che sono i fondamenti dell'etica cristiana, che sono poi i fondamenti dell'etica razionale, e appunto attraverso questa relazione tra l'aspetto rivelativo del pensiero cristiano e l'aspetto della razionalità umana estende
i principi etici oltre i confini della semplice adesione di fede verso una proposta che diventa di carattere sociale verso il mondo. Ne abbiamo bisogno particolarmente in questi nostri tempi, sia da un punto di vista culturale. Il Papa sottolinea spesso questa idea di una epoca che cambia, cioè non un cambiamento dentro un'epoca, ma un cambiamento di epoca, e quindi bisogna arrivare ben attrezzati a quello che è un futuro che ci porterà sempre nuovi problemi, sia poi in questi giorni di fronte a questa tragedia della guerra verso la quale non possiamo che reclamare le ragioni appunto della fraternità umana e della pace. La parola di Papa, parole che toccano, credo, la sensibilità di tutti gli esseri umani, sono certamente rivolte ai cristiani in prima linea, ma rivolte a tutta l'umanità. Quello di tornare a parlare un linguaggio umanitario da chi rappresenta fede religiose, perché purtroppo per un po' di tempo abbiamo parlato altri linguaggi, quelli di scontri, quelli di non riconoscere l'altro, e allora cancella la sua umanità. Ma in questo realmente documento molto importante, che rappresenta, spero, un nuovo umanesimo, nuova fratellanza per tutta l'umanità. Il Papa dice che nel tempo delle bombe nucleari non c'è più guerra giusta, e quindi è molto da riflettere. C'è il tema della fraternità, c'è il tema di occuparsi degli altri. Secondo me ci sono delle impostazioni su cui dobbiamo riflettere anche politicamente, perché sono molto sollecitatrici. Per esempio, il Papa dice, rispetto alla triade libertà, uguaglianza, fraternità, che naturalmente va mantenuta a un punto fermo, però gerarchizzare in modo diverso. La prima e più importante è la fraternità, perché la fraternità fa sì che la libertà non scada in egoismo individualistico e l'uguaglianza non scada in omogeneità che appiattisce tutto. Dal punto di vista della riflessione culturale e politica è molto significativo, insomma, ci sollecita, come ho detto, molto. E poi il tema della pace, la costruzione di un mondo in cui le armi non facciano distruzione, non uccidano innocenti, non si aggredisca, come sta avvenendo in Ucraina, e si costruisca una convivenza positiva. E con questo libro si conclude anche l'appuntamento settimanale con l'informazione politica dentro il Consiglio. Ci ritroveremo sempre qua tra 7 giorni.